Eccoci, ciao a tutti, benvenuti, bentrovati in questo spazio che noi abbiamo chiamato un talk dove si parla eh, con protagonisti eh, dello sci, degli sport invernali e lo si fa sperando anche un pochino di anticipare i tempi, tempi buoni soprattutto per gli ospiti, cioè di vederli e vederli eh, fare insomma, cose per loro importanti. Eh, oggi, grazie anche alla collaborazione con l'ufficio stampa della Fisi, in questo caso le Fiamme Gialle, abbiamo come eh, nostra ospite Laura Pirovano. Ciao. ciao a tutti, ciao, grazie mille di aver accettato il nostro eh, invito. E io adesso spiego perché eh, chiamiamo Laura. Intanto, eh, è un eh, elemento importante di una squadra che sta facendo la storia e lei è lì pronta a eh, inserirsi in questo contesto dove ovviamente ci sono le varie goggia Brignone, eh, Bassino, Curtoni, eh, eh, insomma si respira un'aria un bella frizzante in questo gruppo e nel raccontare eh, la gara molto particolare che si è vissuta a Kitfield. In Norvegia si è detto che, mannaggia, eh, Sofia mh, eh, è stata sfortunata con queste condizioni meteo. Eh, la stessa cosa è successa a Schifrin, ma tutto sommato eh, a te eh, c'era stata l'occasione proprio con quel pettorale eh, che si incastrava bene e soprattutto avevi quel, eh, quell'intermedio che ha fatto pensare in quella possibilità di acciuffare il podio, poi la famosa curva brignone. Eh, raccontaci, tra l'altro, cosa è successo, Laura? Perché dalle immagini non si è molto capito perché quando ti hanno inquadrato eh, la situazione era già, tra virgolette, compromessa. Allora, eh, purtroppo c'era una curva abbastanza difficile tecnicamente da affrontare. E io in quei giorni in particolare sentivo di essere tornata fisicamente, tecnicamente, ehm, avevo un approccio alla gara molto buono, una cosa che non mi succedeva da più di due anni perché dopo l'infortunio avevo fatto un po' fatica a, a mettermi in gioco al 100%. Quindi in quei giorni a Kit stavo talmente bene che io sono partita proprio a gas aperto e col seno di poi magari dovevo prestare un po' più di attenzione investire un po' di più invece ero convinta che il terreno rispondesse in un determinato modo mi ha, fatta, mi ha scaricata un pochino sono arrivata a lunga, ce l'ho messa tutta per recuperare che quasi finisco nelle reti però è andata male purtroppo perché poi ho visto anch'io che erano delle condizioni veramente favorevoli e però non, diciamo, non posso neanche più di tanto eh, darmi colpe, perché comunque, come ho detto, erano le prime due gare dove veramente sono riuscita a partire con l'approccio giusto dopo tantissimo tempo, quindi io sono veramente contenta. Gli errori ci stanno anche per coloro che vincono 80 gare in Coppa del Mondo, figuriamoci, figuriamoci per me. Quindi è un peccato, però sono contenta perché è un, è un bel traguardo raggiunto per me in questa stagione. Ma una cosa voglio far notare, perché poi è un po' il mio mestiere. Questa ragazza qua ha proprietà di linguaggio che ha dimostrato anche quando appunto non poteva gareggiare, eh, anche vicino a Paolo De Chiesa. Insomma, ha il suo. Possibile scenario futuro non soltanto nello sci fatto, ma vediamo, intanto hai tutta la carriera ancora davanti da, da sviluppare, ma questa è una cosa da ricordare, tu vieni dalla Valrendena, dalla, dalla provincia di Trento e già a Cramontanà avevi fatto vedere anche qualcos'altro, no? insomma era un periodo buono questo eh, dopo i campionati del mondo, eh, hai dato delle sensazioni, dei segnali no? o, o, o mi sbaglio? No, no, è, è, è quello proprio anche che ho sentito: ho sentito veramente di riuscire a presentarmi al cancelletto e dire Ok, ora vado e metto in campo tutto quello che ho. A inizio stagione non era proprio così, tastavo un po' il terreno. No? Dopo l'infortunio, ero un po' però, do dopo i mondiali sì, sono, sono contenta della forma che ho raggiunto un po' tardi, però speriamo sia di buon auspicio per l'anno prossimo. Che tra l'altro. Mamma mia, mannaggia, quel fatto di uscire ti ha impedito per un punto di eh, non essere anche nel Super G nelle finali eh, in Andorra, perché comunque ci vai per la discesa. Però potevano essere tutte e due le specialità, tra l'altro tu ci tieni tanto al Super G, no? Potevano essere tutte e due e praticamente era già quasi fatta, solo che con quella gara bizzarra. Tantissime ragazze che partivano dietro di me hanno fatto punti e mi hanno superata, quindi <ride> è stata veramente una beffa quella giornata. Però mi piace vederla che comunque tutto succede per un motivo. Amen, non faccio le finali quest'anno. L'anno prossimo partirò comunque in quel gruppo lì dal 20 al 30 e se sarò in grado di mettere in campo quello che sto fare... Spero non siano queste finali mancate che, che mi facciano perdere un qualcosina. Ecco. No, no, non credo. Credo che tu debba guardare assolutamente il bicchiere eh, mezzo pieno. Intanto comincia ad arrivare qualche messaggio. Ricordo, siamo in diretta, quindi eh, molto volentieri eh, sono qui per girare le vostre domande a Laura Pirovano. Eh, Giovanni Di Fiore da YouTube dice: Laura, sei il futuro dello sci italiano. A Kitfield, senza l'errore, sarebbe stata. Vittoria. Po podio, direi che quasi sicuro. Poteva starci anche la vittoria, perché stava parlando di quello, eh, in effetti. Eh, lo so, mannaggia. Ma ti dico, mi spiace anche per la discesa del giorno prima, che sempre in quella curva maledetta sono arrivata un po' lunga. In tanti mi dicono, magari non il podio ho buttato via, però un, un piazzamento migliore del quindicesimo che poi ho fatto. Però quei Ma sono un po' bravi tutti, ecco, io, io come ho detto sono riuscita a mettere in campo il massimo e questi sono stati i risultati. Devo ancora migliorare tatticamente, evidentemente, quindi verrà... Met metterò insieme tutti i pezzi, ecco, che spero di farcela. Tra l'altro, Kitfill per molte era qualcosa di sconosciuto, più tipicamente chiaramente pista dell'Olimpiadi di Lillehammer 94 maschile, eh, però tu lì qualcosa ci avevi combinato e soprattutto si parla sempre della velocità, no? Ma tu hai vinto un mondiale junior in gigante e lì in Coppa Europa ti eri disimpegnata abbastanza bene, se non ricordo male. Coppa... allora, eh, lì ho ha guantato la mia prima vittoria in Coppa Europa. In gigante, però, sempre. Esatto. Ed era... Non ero mai neanche entrata nelle 30. Mai, a, mai andata a punti. La prima volta che l'ho fatto, bam. Di botto, Quindi, proprio. Di botto. Tutto o niente, no. Quindi avevo dei ricordi magnifici. Ho passato una settimana bellissima. Come ti ho detto, eh, sono andata via un po' con la mare in bocca. Però... Devo, devo guardare il positivo perché non, non si può sempre guardare quello che manca, quello che non è arrivato. Devo anche, comunque, essere fiera dei progressi che ho fatto. Perché se l'anno scorso a quest'ora mi, mi avessero detto: Guarda, andrai a far Coppa del Mondo, ti giocherai magari un po' di una vittoria, avrei detto: Voi siete matti. Cioè. <ride> Allora, eh, vedo che Roberto, ma in realtà non ha abbandonato il gigante, però ti giro la domanda, Roberto Zanella dice, sei stata appunto campionessa in gigante a livello junior, ma non l'hai abbandonato, anzi con calma eh, tornerà anche quello, giusto? Con calma sì, quest'anno volevo riprenderlo, ho fatto qualche gara, però ho fatto più fatica di quello che speravo. quindi eh, sono arrivata a un punto in cui ho dovuto scegliere di concentrarmi un po' di più sulla velocità che è dove ho, ho fatto meno fatica a riprendermi dall'infortunio, questa è una cosa evidente però no, non, non lo abbandonerò mai, penso e l'anno prossimo sperando di abbassare un po' i punti per partire un po' meglio in Coppa del Mondo però quello se si trovano le condizioni Belle non è neanche così importante, ecco, devo solo ritrovare la fiducia di spingere e... assolutamente. Io il gigante non lo mollo, proprio no, non è nei piani. Assolutamente. <ride> e tra l'altro, spieghiamo una cosa dal punto di vista tecnico: insomma, da quello che dicono anche i, i miei fedeli, tipo. Eh, Fabio Poncemi, che vi, veramente segue tutti quanti voi in maniera dettagliata, è eh, il nostro punto di riferimento per lo sci, per quanto riguarda l'Italia. E eh, tu sei scorrevole, hai una grande sensibilità a quei piedi, però sei abbastanza completa, no? è difficile non definirti così, anche perché venendo dal gigante insomma, sai anche affrontare le parti tecniche. Quindi, per esempio, Pietro fa la domanda e dice: eh, Fa una domanda in generale, però prima ti dico: non c'è una pista che ti piace, penso che ce ne siano eh, diverse. No? Lui chiede qual è fisicamente e tecnicamente, quella più impegnativa del circuito. Però, intanto, ti chiedo se hai un, una pista che ti piace più di altro, oppure per o male eh, te la giostri, allora, mh, sinceramente, di piste non ce n'è una che mi piace in particolare. Tutte quelle che ho affrontato mi sono piaciute tantissimo. E come hai detto tu me la, cavo cioè, me la cavo benino direi sui tratti tecnici e negli ultimi anni sono diventata anche scorrevole cosa che io non sono mai stata fino a tre anni fa quindi, quindi le piste riesco a farmele piacere un po' tutte ecco. quest'anno però ti devo dire che quella di Lake Louise era la prima volta che, che la facevo ed è stata impegnativa fisicamente poi c'era una neve particolarmente dura, eh, i dossi molto accentuati, questi salti, quindi devo dire che per noi donne preparata in quel modo è stata una pista tosta, bella. Chi tra l'altro sta uscendo dal, dal circuito, diciamo, eh, femminile, e, mm, è una pista top, che è stata che... storica, ma, eh, in effetti, però vediamo perché secondo me le valutazioni sul... Calendario saranno da fare molto. Eh, direi mm -hmm. che veramente diventerà sempre più importante per la FIS eh, sviluppare più progetti legati al calendario. Non so se sei d'accordo, Laura. Eh, sì, sì, sì. Noi, no, eh, in merito alle spero rimanga perché mh, ho provato cinque anni a farla. Quest'anno è stato il primo dove ce l'ho fatta perché tra infortuni, COVID, non sono mai riuscita ad andarci. Quest'anno sono andata, mi è piaciuta tanto e come hai detto tu, è una pista storica per il circuito femminile, quindi speriamo ci facciano un pensierino. Ecco. Su questo discorso c'è Guido Barbera che eh, ti vuole chiedere come eh, sei riuscita a migliorare la scorrevolezza. Allora, bella domanda, <ride> non lo so, non lo so, è. Eh, mh forse lavorando un, un po' di più sulla posizione, poi comunque allenandola tanto, perché io prima venendo più dal gigante e anche un po' dallo slalom, allenamenti di velocità non ne ho mai fatti tanti. Dal momento in cui hanno visto che comunque potevo dirla mia anche in velocità, ho iniziato ad allenarla di più già dall'estate, quindi secondo me quello ha fatto tanto per la scorrevolezza. Voglio chiederti anche... Ehm... Come nasce Laura Pirovano, sciatrice, da dove sei partita? Anche le, diciamo, il background, tra virgolette, di famiglia. Eh, sono curioso. Allora, Laura Pirovano, sciatrice in realtà nasce da una famiglia semplicissima, cioè nessuno dei miei parenti è maestro di sci, eh, amanti della montagna, quello sì: mio papà ha sempre adorato sciare, quindi da piccola mi hanno messa sugli sci i miei genitori. Andavamo a sciare il sabato e la domenica tranquillamente, mi hanno iscritta allo sic, perché comunque vivendo in montagna era lo sport che praticavano tutti i bambini, però mh, non c'è mai stata un'impostazione per eh, voler farmi arrivare ad essere un atleta di alto livello, io ho sempre sciato perché mi piaceva tantissimo, mi hanno portato a sciare io da subito ero come drogata, non vedevo l'ora di tornare a sciare. E poi è venuto tutto pian piano, ho iniziato a fare le gare da piccolina, si vedeva che ero abbastanza brava e quindi poi il livello si è alzato e, ed è venuto da sé che, che sono arrivata qua dove sono ora. Sport Pages dice, ma in futuro ti vedi più come specialista della velocità o come polivalente? Direi che hai risposto anche prima, insomma volendo riprendere il gigante, anche perché aggiungo io e poi ti faccio rispondere ogni tanto forse un pizzicotto magari te lo dai vedendo in che squadra sei, no? Perché credo che nei vari sport italiani, nelle discipline, nei settori poi eh, femminile in particolare, direi che cioè, tu vivi qualcosa che molte ragazze vorrebbero vivere, no? Stare in un contesto di gara così stimolante, no? Sì, no, come hai detto tu ormai, quando eh, la si vive come quotidianità ogni tanto si dà un po' per scontato, no? Di essere dove sei, fare quello che fai, eccetera. Però se ti fermi a riflettere e dire ok sono in Coppa del Mondo sto sciando nell'era di Goggia, Brignone, Schifrin sono qui, parto con loro e adesso proprio ultimamente mi sto giocando qualcosa contro di loro cioè non sto partendo per dare il massimo e vediamo cosa avviene cioè sto partendo per batterle questa è è pazzesco se, se ci pensi, soprattutto se penso da, da dove sono partita, cioè mi avessero detto, guarda, un giorno diventerai una sciatrice di Coppa del Mondo e sarai tra quelle che sono le più forti. Dico, no, è impossibile. Invece... Cavolo. E in più, e in più ci sono le Olimpiadi pure in Italia e tra l'altro la tua provincia è anche coinvolta, anche se in altri sport, ma insomma eh, direi che stai vivendo una, una gioventù o comunque insomma al meglio eh, il momento e anche i prossimi anni con prospettive che credo insomma, ti spingano a migliorare e dove soprattutto pensi di poter migliorare, in cosa pensi di, di migliorare? Cosa ve, in, co, in cosa vedi del margine più che in altre situazioni? Lo vedo nel gigante, ti ho detto io ormai in velocità sento di... Di potermi giocare un qualcosino, ovviamente c'è da migliorare anche lì, però in rapporto a quello che sto raccogliendo in gigante, cioè io, io veramente ci tengo troppo, e il mio sogno è quello di, di poter arrivare a giocarmi qualcosa in tre discipline, compreso il gigante, perché, perché mi piace troppo, perché comunque tecnicamente so di poter fare bene. E perché sono nata gigantista, quindi mi piacerebbe chiudere il cerchio anche con quello. Quindi, prima di leggerti la domanda di Francesco, passa anche questa cosa dal fare per esempio eh, Team Event eh, o i paralleli a squadre come si chiamano adesso, o mh, non lo so, ma quelli, quelli poi è sempre una decisione che, che passa lì al momento, nel senso in base all'evento, in base alle disponibilità delle ragazze, eccetera, poi si decide chi partecipa. A me piacerebbe nel senso dovessi migliorare in gigante, riuscire a raccogliere qualcosa, magari mi buttassero dentro in qualche parallelo. E Team Event e poter dare il mio contributo anche in quello mi piacerebbe. So che sei molto, molto amica di Marta. Ovviamente eh, di tutte le ragazze, ma è con Marta anche perché siete di un anno di differenza, eh, poi siete. anche tu sei partita dal gigante e, e lei è l'espressione insieme a Federica di questa disciplina per noi. E eh, allora eh, scrive: eh, appunto, Francesco eh, Castagnotto, quanto possono aiutare i suggerimenti delle compagne. Sei una che comunque sei molto recettiva da questo punto di vista, mi viene in mente l'esempio, sono andato a seguire la Lever Cup di tennis eh, a Londra, che c'era Berettini che non ci poteva credere di essere insieme a Federer, Nadal, Djokovic Murray e quello che mi diceva è che ogni volta che parlano sono lì con l'orecchio così per capire tutto quello che dicono. Eh, è per te la stessa cosa, visto che hai queste compagne di squadra e soprattutto hai questo buon rapporto con Marta. Allora, mh, durante gli allenamenti sicuramente sono un punto di riferimento pazzesco loro due perché quando ci alleniamo in gigante potersi confrontare con le due migliori al mondo direi che non è male. Poi per quanto riguarda le gare è un po' diverso perché comunque ehm, quello che interessa più a me nelle gare di gigante è quanto si rovina la pista perché poi non è come in velocità che comunque le linee fanno tanto la differenza. Eh, quindi diciamo che loro partendo tra l'1 e il 7 possono dire ben poco a una che parte con il 70, <ride> ci, cioè ci mancherebbe altro, non, non è che le ne faccia una colpa. Eh. Quindi magari sì, mi danno due dritte sul tracciato se c'è ritmo, non c'è ritmo, se si va veloci, come com la neve, però purtroppo finché parto così indietro possono essermi poco d'aiuto. Fabio eh, Tirabovi dice: Prossima stagione sarai protagonista, ne sono sicuro. Vediamo Grazie. altri messaggi. <ride> allora, vediamo un po'. Eh, ne vedo che continuano ad arrivare. Eh, al di là di questo, eh, di quello che ci scrivono, poi di quello che abbiamo già mh, chiesto, mi piace capire anche come sei di carattere. Eh, sei sempre stata molto competitiva come è tipico di chi fa lo sport a livello? Perché tu hai detto da ragazzina io in realtà non ero così fissata a collegare, eh, ma come sei di carattere? Allora, um, dipende, oh, sono un po' a due facce. Posso essere la persona più competitiva del mondo oppure essere um, tranquilla, cioè nel senso anche mio fratello ogni tanto. Se pratichiamo qualche sport a casa, ad esempio nel, giocando a tennis, ho appena, ho appena ah, cominciato. vedi, vedi che giochi anche a Ho appena cominciato l'anno scorso. Però, se giochiamo io e lui, lui è un fascio di nervi. Io invece, in quel contesto lì, ad esempio, non sono così competitiva. Infatti, ogni tanto ci scherziamo e mi dice: Ma come fai poi a sciare? E, e ad essere competitiva come sei sugli sci e poi magari in tantissimi altri sport ho quasi paura a farli tantissime cose che sono proprio non può esserci correlazione tra lo scendere a 130 all'ora sugli sci e aver paura magari a fare una cavolata in giardino che dici ma come può essere e io sono così non so come mai sugli sci proprio mi sento talmente libera al mio agio che che la mia vena competitiva, la mia cattiveria riesce veramente a venire fuori cosa che in altri contesti, un pochino meno interessante. Eh, allora Giovanni ti fa una domanda perché ricordo che eh, hai avuto due seri infortuni eh, non allo stesso ginocchio. Eh, Giovanni Di Fiore dice a proposito di sliding doors, gennaio 2018 cortina super g. Se non ci fosse stata quella caduta. Dove sarebbe ora Laura Pirovano? Questa è una bella domanda. Ci ho pensato anch'io, tante volte. Però non lo so, magari senza quella caduta Laura Pirovano adesso starebbe commentando in Rai. Non lo so, perché alla fine... Anche comunque, gli infortuni mi hanno spronata tanto a metterci la cattiveria nel tornare, la voglia di tornare, perché da quando sono arrivata in Coppa del Mondo ho iniziato a sognare e gli infortuni mi hanno sempre abbastanza stroncata, perché sono arrivati tutti e due prima delle Olimpiadi. Appena inizio a far vedere qualcosa, bam, mi sono fatta male quindi. Magari senza quella voglia di tornare e di agguantare quei sogni che avevo, magari non ci sarei mai arrivata, mi sarei stufata e non lo so. Quindi tante volte dico: maledetto quel giorno, però allo stesso tempo dico: senza quel giorno non sarei qui dove sono ora. Magari sarei meglio, ma potrei essere anche peggio. Sono contenta di quello che ho adesso, quindi è stato il mio percorso e va bene così. Sì, perché bisogna dire onestamente che quello che ti è capitato erano due infortuni, tra virgolette, come si dice in maniera un po' brutale, ma da ammazza carriera e invece stiamo parlando per fortuna del fatto che hai avuto la forza interiore per reagire, per inseguire di nuovo, perché sei sempre arrivata lì vicino al podio e poi ti è successo l'infortunio, di nuovo ancora e, e, vicino al podio e infortunio, adesso basta, per, perché basta dai. Speriamo, perché eh. ora ci sono arrivata vicino al podio quindi... Eh non voglio iniziare a toccarmi nel senso, basta no, no, esatto, però domanda interessante di Roberto, Vediamo, ti metto in difficoltà forse ah, yeah. per voi donne, è un punto di riferimento in gigante, più Schifrin o Odermatt? Uh, secondo me dipende un po' dalla sciata che si ha, perché Schifrin è sempre una molto ordinata, molto plastica Invece Odermatt lo vedo un, un po' più ballerino quando scia, meno, meno un po di perfetto? Uh, esatto, un, un, un po' meno perfetto, però che, che pensa solo ad andare forte. Quindi eh, bisognerebbe avere la, la voglia che, anda, che ha Odermatt di andare forte combinato con la tecnica della Schifrin. Per essere una donna perfetta, proprio. E eh beh, proprio è come dire. Eh, il genio proprio. assoluto, no? <ride> Che poi a fine carriera, magari mm -hmm. Oldermatt arriverà non so se vicino a Schifrin, ma comunque a fare delle cose anche lui tanto importanti eh, perché sì. dimostra di essere molto continuo, soprattutto in quella specialità. Ed è riuscito clamorosamente a vincere in discesa proprio per la prima volta in un contesto importante nel campionato del mondo. Sì. Stiamo parlando veramente di, di fenomeni. Noi siamo quasi arrivati in conclusione di questa chiacchierata che è assolutamente piacevole, ma come ho detto prima. Eh, eh, avevo visto insomma una certa attitudine, eh, sei anche abbastanza calma, no? nei, nei ragionamenti non sei una molto agitata anche oh. nel, nel parlare, no? ti vedo proprio molto serena e, e tranquilla. Oh. Ti chiedo adesso, visto che eh, ci sarà l'appuntamento, già se te eh, in prova lunedì perché appunto poi le due gare a ore, eh, tra l'altro, ore appunto ricorda il tuo mm. mondiale, junior, no? Sì. Eh, visto che Stiamo sì. citando le località eh, e l'obiettivo per le finali. No? Cosa, ti, cosa ti chiedi, cosa eh, insomma, ti piacerebbe non solo in termini di risultati, ma proprio eh, in quel contesto, cosa punti a fare? Allora, mh, mi piacerebbe riuscire ad arrivare lì e accorgermi che comunque queste due ultime toppate non hanno influenzato. Il mio mood di gara perché, comunque, sai è facile dire ok, parto, da tutto, poi due volte che sbatti la testa contro il muro dici ah, è meglio mettere qualche marcia in meno. Spero inconsciamente di non farlo perché voglio partire con la stessa grinta, la stessa cattiveria, la stessa convinzione. Poi il risultato che verrà andrà bene, comunque, però voglio sentirmi sciare come ho sciato in quei due giorni, tre giorni, voglio, voglio sentirmi bene così, voglio divertirmi mentre faccio una gara che era da tanto che non mi succedeva. Direi che queste tue parole sono il modo migliore per chiudere questa bella chiacchierata, io come sempre vi seguirò te ma anche le altre della squadra che ho avuto, che sono state qui ospiti e, e davvero non ci sono soltanto loro eh, che giganteggiano, ma veramente è, è giusto ogni tanto soffermarsi su, su voi che state arrivando, siete lì e siete una bellissima realtà. So che non è facile perché avere sempre il punto di confronto con eh, atleti che hanno già vinto tanto, praticamente hanno vinto titoli mondiali, titoli olimpici, Coppa del Mondo, però è di grande stimolo e io davvero ti faccio in bocca al lupo e forza il lupo grazie mille gentilissimi grazie a te ringrazio angelo bonorino che ci ha seguito da dietro eh, le quinte e ovviamente torneremo poi anche nei, nelle prossime settimane con il nostro on talk. grazie a laura pirono ciao a tutti grazie laura.